Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. È l'alba tra le 6 e le 6.30 del mattino, quando il braccio armato del movimento palestinese Hamas lancia un'operazione senza precedenti. Centinaia di missili vengono sparati da Gaza verso Israele. È l'inizio di un'operazione complessa e coordinata che Hamas chiamerà Tempesta Al-Aqsa. Si abbatte su Israele nel giorno del riposo ebraico, lo Shabbat. Droni armati di esplosivi colpiscono le torri di guardia e i sistemi di sorveglianza lungo il confine con Gaza. Decollano i deltaplani d'assalto, i sabotatori atterrano oltre la barriera e superano i reticolati. In altre zone meno controllate del confine, le barriere vengono distrutte con i bulldozer, permettendo l'ingresso di moltissimi miliziani. Allahu Akbar! A nord, a Erez, viene fatta esplodere una struttura in muratura, dando il via all'assalto. Vengono catturati i primi ostaggi. Migliaia di uomini sfondano così la barriera di contenimento che circonda la striscia di Gaza, tra i confini più militarizzati al mondo, e penetrano in territorio israeliano. Il timing è stato perfetto. Lo dimostra il fatto che sono entrati da più punti lungo tutta la barriera contemporaneamente, ingaggiando le forze che c'erano, praticamente soverchiandole e non dando il modo al dispositivo israeliano di correre ai ripari rispetto ad un'invasione che era non un attacco isolato come sono stati abituati ad affrontare, ma un attacco cospicuo su un fronte lungo 40 chilometri. Gli attaccanti hanno enfatizzato l'aspetto di intelligence e hanno messo a sistema una quantità di informazioni rispetto alle quali non si immaginava potessero raccoglierle. E quelle qualcuno gliele deve aver passate, tali per cui io so quanti sono gli uomini a difesa, come sono strutturati i turni, come si muovono, qual è il loro ambito di competenza, come comunicano. La falla totale, assoluta, è stata nel campo e nell'ambito israeliano, che non ha in nessun modo capito l'importanza di alcuni segnali che devono necessariamente essergli arrivati. Addirittura si discute della possibilità che Hamas e Jihad sapessero chi erano gli informatori israeliani e che non li abbiano, come hanno fatto fino ad oggi, eliminati uno per uno, ma anzi li abbiano messi seduti e gli abbiano dato un'opportunità di redenzione, dicendogli: guarda, noi sappiamo che fai il lavoro sporco per Israele, ti perdoniamo, però a Israele da questo istante in poi cominci a raccontare questa serie di cose. Le brigate di Hamas sembrano avere compiti precisi, alcuni di loro sono lì per uccidere e avanzare, altri invece per prendere ostaggi e portarli indietro verso Gaza. Nelle primissime fasi dell'attacco raggiungono l'area del deserto nord-occidentale del Negev, dove si sta svolgendo il festival musicale Supernova. I primi miliziani di Hamas irrompono quando 3.500 giovani stanno ancora ballando. All'improvviso vengono sparati razzi, il rumore viene coperto dalla musica altissima, ma nel cielo si intravedono dei punti neri, potrebbero essere già i deltaplani a motore che trasportano i combattenti di Hamas. La musica si ferma e suonano le sirene, raccontano i sopravvissuti. È l'inizio dell'inferno. Gli uomini di Hamas sparano sulla folla, inseguono i ragazzi che tentano di fuggire, li uccidono o li sequestrano. Moriranno oltre 250 giovani, il rave è tra i più sanguinosi obiettivi di Hamas. Ci
vedo un modello di ispirazione che è più il modello di ISIS-Daesh, che è volutamente perseguito proprio in relazione e in funzione del fatto che è così aberrante. Al tempo stesso, siccome c'era la volontà di prendere quanti più ostaggi possibile, quello è il bacino d'utenza degli ostaggi perfetto, perché sono tutti disarmati, perché sono tutti giovani, perché c'è un sacco di ragazze e perché qualsiasi famiglia farà tutto il baccano possibile per veder liberate le proprie figlie o i propri figli. Alle 7:40, circa un'ora dall'inizio dell'attacco, l'esercito israeliano conferma che combattenti di Hamas hanno attraversato il confine. I miliziani attaccano città, basi militari, kibbutz in tutte le direzioni, sparano a chiunque trovino sulla loro strada, militari e tantissimi civili. Sono circa 22 le comunità di confine attaccate da Hamas, tra queste soprattutto alcuni kibbutz come Kfar Aza e Be'eri, molto vicini alla striscia di Gaza. A Be'eri vengono ritrovati oltre 100 cadaveri, sono oltre 200 invece i morti nel kibbutz di Kfar Aza. Tra questi, secondo i media israeliani, almeno 40 sono bambini. Famiglie intere vengono uccise nelle loro case, alcuni nel loro letto. Incendiano le case per costringere le persone a scappare e ucciderle, raccontano i militari. Vengono colpite diverse città vicine al confine, come Sderot, la più grande città israeliana vicino alla striscia, che per ore resta sotto il controllo di Hamas. Centinaia di persone in tutti i luoghi colpiti vengono prese in ostaggio da Hamas. La valenza vera di un ostaggio è quella A, di gettare nel terrore chi guarda le immagini che io registro rispetto a quello che sto facendo all'ostaggio, B, di tenere sotto scacco un paese intero. Questa, come nel caso dell'11 settembre, è qualcosa che cambia completamente qualsiasi altra cosa sia stata fatta e sia successa in quell'ambito, in quella regione, in quell'area. Nulla sarà più come prima.